Bene ragazzi, ora è il momento di iniziare a chiacchierare un pochettino di quello di cui vi volevo parlare oggi. So che la news è abbastanza vecchia, sono passate 2-3 settimane, però probabilmente ne avete sentito parlare in varie salse, ok? Sapete dello scandalo intorno ad Assassin's Creed Shadows, che si concentra principalmente su la figura di Yasuke, no? Giorgi, grazie mille del follow, benvenuto. Onestamente, io una parte consistente di queste polemiche le trovo veramente o sterili o proprio sbagliate, perché nascondono un forte pregiudizio, secondo me, no? Non voglio approfondire il discorso di Yasuke in sé, perché c'è chi l'ha già fatto, e chi l'ha già fatto molto bene. Personalmente vi consiglio uno o due video, se non sbaglio, che ha fatto un canale di storia, che è Metatron, e ha fatto un approfondimento bello preciso. In sostanza, la risposta definitiva non può esserci. La risposta definitiva, se ce n'è una, non si sa. Il personaggio storico è sicuramente esistito. Se fosse veramente un samurai o meno, non c'è l'assoluta certezza. C'è chi ritiene una cosa, c'è chi ne ritiene un'altra. Però la licenza poetica di prendere questo personaggio storico e usarlo come meglio si crede, io la trovo più che legittima, e quindi la polemica in sé su questa cosa io non la condivido. Uno potrebbe dire, certo, di tutte quelle che potevi scegliere hai preso proprio l'unico samurai nero, sarei anche d'accordo su questo, però è una cosa interessante che attira un po', no? Un personaggio, se vogliamo, così peculiare, fuori posto, ci sta a renderlo protagonista di un gioco. Il problema non è tanto questo, il problema è quello che ha fatto Ubisoft di contorno a questa scelta, ovvero fare, come è successo altre volte, delle continue dichiarazioni millantando di avere tanta cura del contesto storico, ok? E poi succedono cose come presentazione ufficiale del gioco con una katana lì in bella vista e in realtà è la spada di Zoro di One Piece. Il che la dice lunga su quanti in realtà abbiano a cuore la veridicità storica delle varie cose. Se non avessero detto niente sarebbe stato molto meglio, secondo me. Prendi semplicemente la licenza poetica con un personaggio che può essere interessante e basta, finito lì, no? Le polemiche che si lamentano di questo, secondo me, sono sterili. Le polemiche che invece cominciano a prendere a parole Ubisoft per il millantare cose di veridicità storica, che poi in realtà non sono concrete per niente, ecco, quella invece la trovo un pochettino più concreta. Ma la cosa poteva lo stesso finire lì, no? Ma Ubisoft sappiamo che deve sempre fare la svelta e metterci il carico e infilarsi in vicoli, diciamo, in vicoli ciechi da cui poi non può uscire, e far uscire messaggi di scuse subito dopo perché si è cacciato in guai da quale non riesce a uscire. E nella fattispecie, questo qui, no? Assassin's Creed Shadows, un update per la community giapponese che si è un po' risentita di certe cose che sono venute fuori. Ora, quello che faremo adesso sarà, io direi di tradurlo per semplicità, ok? E lo leggiamo. Aggiornamento della comunità per la community giapponese. La nostra stimata comunità giapponese, un messaggio al team di sviluppo Assassin's Creed Shadows. Innanzitutto vogliamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per tutto il vostro supporto alla serie Assassin's Creed, che da ora ha una sua storia lunga quasi 20 anni. In questo periodo abbiamo esplorato varie ambientazioni, periodi storici e personaggi, da un assassino durante la Terza Crociata, un vichingo nell'Inghilterra del IX secolo, innumerevoli altri. Per molti membri del nostro team, creare un gioco di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale è stato un sogno accarezzato da tempo. E questo si sa, per il semplice fatto che sono stati i giocatori stessi a chiederlo. Da quanto tempo si parla di un Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale, no? Come desiderio dei giocatori. Da un bel po', direi. Quindi sì. Dall'annuncio di Assassin's Creed Shadows abbiamo ricevuto molte reazioni positive, ma anche qualche critica, anche da parte vostra e dei nostri giocatori giapponesi. Condividiamo la vostra passione per la storia e rispettiamo profondamente la vostra cura per l'integrità storica e culturale del vostro ricco retaggio. Vorremmo affrontare alcuni punti per chiarire le nostre intenzioni e decisioni creative. Sforzi generali di autenticità. Abbiamo profuso notevoli sforzi per garantire una rappresentazione immersiva e rispettosa del Giappone feudale. Tuttavia, la nostra intenzione non è mai stata quella di presentare nessuno dei nostri giochi di Assassin's Creed, incluso Assassin's Creed Shadows, come rappresentazioni fattuali della storia o di personaggi storici. Invece, puntiamo a suscitare curiosità e incoraggiare i giocatori a esplorare e saperne di più sulle ambientazioni storiche da cui traiamo ispirazione. Il che, messo così, è perfettamente legittimo e d'altronde anche piuttosto scontato. Prendere un videogioco e
prenderlo come rappresentazione fattuale della storia mi pare un tantinello stupido, giusto? Ok. Assassin's Creed Shadows è prima di tutto un videogioco divertente, concepito per raccontare una storia avvincente e storica ambientata nel Giappone feudale. Il nostro team ha collaborato ampiamente con consulenti esterni, storici, ricercatori e team interni di Ubisoft Japan per informare le nostre scelte creative. Nonostante questi sforzi sostenuti, riconosciamo che alcuni elementi dei nostri materiali promozionali hanno causato preoccupazione nella comunità giapponese. Per questo ci scusiamo sinceramente. Tutti i filmati di gioco presentati finora sono in fase di sviluppo e il gioco continuerà a evolversi fino al lancio. Sulla base delle critiche costruttive che abbiamo ricevuto, continueremo i nostri sforzi finché non metteremo questo gioco nelle vostre mani e oltre. È un po' quello che vi avevo detto. Cioè, che millantare tanta cura per la autenticità storica con consulenti esterni, storici, ricercatori è una cosa che si fa sempre, d'accordo? Però giustificare certe scelte sottolineando l'accuratezza storica e poi fare cose come mettere la katana di Zoro nel materiale promozionale perché banalmente non ce n'era un'altra disposizione. Io lo so come funzionano queste cose, ragazzi. Mi è capitato non nell'ambito videoludico ma anche in altri contesti, però con qualcuno ho parlato che ha assistito a tante presentazioni di giochi, che a volte vengono fatte delle cose un po', diciamo, discutibili dal punto di vista di adeguatezza, ma perché si cerca di fare le cose al meglio che si può. E guardate che è molto possibile che in quella occasione lì, nello specifico della katana, semplicemente si siano resi conto che qualcosa è andato storto, non c'era una katana a disposizione e può essere benissimo che fosse la katana di qualcuno del team, del marketing o di quello che stava facendo gli stand. Io, oh cazzo raga, non c'abbiamo una katana. Ah ok, come facciamo? Senti, c'è tizio là, William, che c'ha la katana di Zoro. Vabbè, mettiamoci quella. È possibilissimo che sia andata così. E questo non sarebbe un grosso problema se non si fosse speso così tanto tempo a millantare di voler ricostruire questo, quell'altro, quell'altro, no? Vogliamo anche chiarire che nonostante ci siamo consultati con molte persone durante tutto il processo di sviluppo, non sono in alcun modo responsabili delle decisioni prese dai team creativi nell'interesse del gameplay e dell'intrattenimento. Di conseguenza chiediamo rispettosamente che qualsiasi critica non venga rivolta ai nostri collaboratori, sia interni che esterni. Cioè, le persone che ci hanno lavorato. Avrebbe un sacco aiutato non millantare cose che poi alla fine non te ne frega niente. Come è normale che sia, lo sapevamo tutto. Lo sapevamo tutti quanti, no? Perché farlo e cacciarsi in questi problemi? Cioè, spoiler di quello di cui si parlerà alla fine, ragazzi. Come ci siete arrivati a dover fare una lettera di scusa ai giocatori giapponesi? Che non lo sapete? Che questo sarebbe successo? Voglio dire, facciamo un piccolo inciso perché così ci chiariamo. Avete mai visto L'ultimo samurai? Bene, io adoro quel film, è uno dei miei film preferiti. Ok, quel film là ha dei riferimenti vaghi storici, d'accordo, ma è pieno di cazzate storicamente. È completamente inventato il 50% delle cose, no? Ecco, ora, come l'hanno presa i giapponesi? In realtà L'ultimo samurai è molto apprezzato in Giappone. Per varie ragioni, non da tutti, ma per varie ragioni, la maggior parte dei giapponesi vede favorevolmente quel film. È un'interpretazione occidentale della cultura giapponese, hanno voluto fare un film con attori importanti. C'è anche tanti attori giapponesi veri che ha fatto molto piacere, ovviamente. E è un bel film, è un bellissimo film alla fine, ma nessuno ha mai millantato accuratezza storica, altrimenti sì, si sarebbero incazzati i giapponesi. L'hanno semplicemente mostrato per quello che è. È un tributo, ma che si è preso un sacco di licenze e l'hanno sempre detto. Perché Ubisoft deve fare questa cosa? Di dire, sì certo ci ispiriamo, non è fattualmente vero tutto quanto, ma ci teniamo tantissimo all'accuratezza storica, guardate quanti consulenti abbiamo preso che parlano della veridicità di questo, questo, e poi fai delle cazzate terrificanti che ti fanno mettere in un angolo e poi ti portano a dover fare cose come doverti scusare con l'intera community di giocatori giapponesi. Perché lo fai? Perché devi millantare virtù che non hai? Perché farlo? Perché? È la vera domanda. Comunque, a beneficio di completezza andiamo avanti. Libertà creative e ispirazioni storiche. Mentre ci sforziamo di essere autentici in tutto quello che facciamo a ridaglie, i giochi di Assassin's Creed sono opere di fantasia ispirate a eventi e personaggi storici reali.
queste due frasi, secondo me, non vanno tanto bene l'una con l'altra. Non, perché vi sforzate di essere autentici in tutto ciò che fate? Prendetelo semplicemente come giusta ispirazione, e se volete un consulente che prende questa cosa e la ricrea in maniera abbastanza fedele, semplicemente fatelo per voi stessi, non come comunicazione verso l'esterno, perché altrimenti fate delle figure di merda. Casomai dite che avete ricostruito fedelmente qualcosa, esempio Unity con Notre Dame. Notre Dame l'hanno ricostruita fedelmente, ma Unity non è un gioco fedele, ovviamente, no? Notre Dame sì, ma Unity no. Perché con Shadows avete fatto questa cosa di voler millantare veridicità storica a destra e a manca, però non fattualmente accurata? E quindi c'è una licenza creativa. Perché fate incazzare la gente a vanvera? Perché vi siete infilati in questo casino? Ma certo che sono opere di fantasia ispirate e non sono vere. È ovvio che sia così. Lo sapevamo tutti. E lo sappiamo tuttora. Quello che fa incazzare di Ubisoft è la comunicazione, è il millantare cose che platealmente non interessano neanche a lei. Fine. Fin dal suo inizio la serie ha preso licenza creativa e incorporato elementi fantasy per creare esperienze coinvolgenti e immersive. Che è la fortuna della serie di Assassin's Creed, perché secondo voi durante le crociate c'era Altair? O cose del genere? All'interno dei primi Assassin's Creed hanno ricreato fedelmente alcune cose, ma la storia è tutta a cazzo di cane, è ovvio che sia così. Hanno ripreso gli eventi delle crociate, hanno ripreso alcune cose fedeli, grosso modo il periodo storico, e ci hanno messo l'inventiva per creare un bel gioco. Ecco, a posto. La rappresentazione di Yasuke nel nostro gioco ne è un esempio. La sua vita unica e misteriosa lo ha reso un candidato ideale per raccontare una storia di Assassin's Creed con l'ambientazione del Giappone feudale come sfondo. Mentre Yasuke è raffigurato come un samurai in Assassin's Creed Shadows, riconosciamo che questa è una questione di dibattito e discussione. Allora perché farlo? Tra parentesi. Vabbè, comunque abbiamo intrecciato questo concorso alla nostra narrazione con il nostro altro personaggio principale, lo shinobi giapponese Naoi, che è ugualmente importante nel gioco. I nostri due protagonisti offrono ai giocatori diversi stili di gioco. E qui ci sta. Apprezziamo molto il tuo feedback, ti incoraggiamo a continuare a condividere i tuoi pensieri rispettosamente. Sebbene comprendiamo che soddisfare le aspettative di tutti sia molto difficile, speriamo sinceramente che quando Assassin's Creed Shadows venga lanciato il 15 novembre, i giocatori in Giappone e in tutto il mondo apprezzeranno la dedizione, lo sforzo e la passione che abbiamo riversato in esso. Bene, sarebbe stato semplice dire questo. Non millantare assolutamente niente e usare solo queste ultime quattro righe come comunicato di tutto Assassin's Creed Shadows per quanto riguarda la filosofia del gioco. Poi spendi il resto del tempo a dire quanto fighi sono i personaggi che vi siete inventati sulla base vaga di alcuni personaggi storici, no? Ecco. E quindi questa è una di quelle cose che, come vi ho detto all'inizio, alla fine il grosso della spiegazione l'ho fatto nel mentre, perché la lettera mi offriva a metà lo spunto per dire quello che dovevo davvero dire. Perché fare questo? Perché in altri Assassin's Creed questa cosa non è successa? Perché in altri Assassin's Creed non hanno fatto il possibile per sbandierare virtù? Non hanno fatto tutte queste scelte per dire veridicità di qua, destra manca, senza però dicendo che non era fattuale? Però veridicità vuol dire che stai raccontando qualcosa ispirandoti a un qualcosa di realmente successo, no? E quindi quando qualcuno ti chiama in causa sulla filosofia di voler rispettare questo, quell'altro e quell'altro, non ti puoi lamentare se poi le persone si incazzano, perché sei stato tu a dirlo. Era meglio non dire niente. Era meglio fare quello che fanno tutti, ovvero prendere un periodo storico, prendere dei personaggi realmente esistiti, prendere le licenze di quello che si fa con questi vari personaggi, eccetera, eccetera, utilizzarli in maniera creativa per un prodotto di fantasia e nessuno avrebbe rotto le palle. No? Se non quelli che semplicemente non gradiscono che sia stato scelto proprio Yasuke, ma quelli se ne vanno al diavolo, perché possono contestare la scelta, ma è una tua cosa soggettiva, fa parte del tuo gusto e della tua percezione. A un certo punto quelli hanno creato il gioco scegliendo il personaggio che gli pare, te che cazzo vuoi? No? Hai la scelta di comprare il gioco o di non comprarlo. Però se vuoi andare a dire che hai voluto fare un tributo al Giappone feudale e poi fai delle scelte che sono in palese contrasto con questa cosa qui,
fate banalmente un po' a cazzo di cane, che sarebbe normalissimo, ma tu hai detto invece di voler avere cura di queste cose, lì ti metti nell'angolo, secondo me. Potevi evitarlo, potevi tranquillamente evitarlo, cara Ubisoft, e invece devi fare sempre questa roba che succede negli ultimi anni solo per sbandierare virtù. Mannaggia, perché farlo? E poi ti pare il sedere con la frase ispirata. Che vuol dire ispirata? Non c'era bisogno di dirlo. È un videogioco, non è una ricostruzione storica. Va benissimo così, andava bene anche prima. Perché fare tutto questo? E poi finisci di nuovo nell'angolo e ti tocca fare una... tocca fare una lettera perché mezzo Giappone è incazzato con te. Perché? Spero tanto che gli serva per il futuro. Per il prossimo Assassin's Creed, che se vogliono prendere qualche persona... Spero tanto che se lo inventino di sana pianta e che prendano l'ambientazione storica solo veramente in maniera molto vaga. E dopodiché fate quello che volete con i consulenti che vi ispirano su questo, questo, quell'altro. E tanto quasi tutte le compagnie videoludiche lo fanno. Sentono degli esperti per avere... Non tanto per il rispetto di questa cosa o quell'altra, perché nessuno gli frega un cazzo. Soprattutto tra i giocatori. Ma per avere degli spunti creativi. No? Ecco. Quindi, perché non fare questo? Speriamo tanto che Ubisoft impari la lezione. Tutto qui.